Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, come va? Spero che state bene, che stiate trascorrendo una splendida giornata. Ieri finalmente è stato annunciato in tarda serata il nuovo allenatore del Genoa, che non è più ovviamente Bruno Labbadia, bensì Alexander Blessing. Al momento dell'annuncio molti mi avete scritto appunto su Instagram o magari sui social per chiedermi appunto di parlare dell'allenatore, nel senso che comunque mi avete invogliato, invitato a seguire la vicenda, che ovviamente avrei fatto a prescindere, appunto per la sua non altisonanza. Prima però di andare a parlare un pochino dell'allenatore, perché veramente ho cercato molto in giro per le mie fonti, sia inglesi che tedeschi che olandesi, io ora sto, scusate, belghe, e quindi ora vi faccio appunto questo video per farvi capire, per darvi qualche informazione in più in merito a questo allenatore. Prima però di andare a nocciola questione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e supportate le mie serie gameplay, anche il mio secondo canale di Music, il link sotto in descrizione, parlo di musica. Ovviamente mettete tanti mi piace e tante iscrizioni, fatemi, perché il cacchio, Alexander Blessing, cioè neanche fosse, non lo so, Pep Guardiola, cioè veramente è stato un po' un match trovare tutto quanto. Però andiamo a nocci la questione: chi è Alexander Blessing? Allenatore tedesco, classe 1973, che si è formato nella scuola dell'Ipsia. La prima stagione vera da allenatore, in quanto quelle precedenti sono state trascorse nei settori giovanili appunto della società tedesca, la prima vera stagione da allenatore è stata quella 2021 alla guida dello Stende, e ha portato questa società al quinto posto in classifica, che non è assolutamente male. Quindi partiamo da questo primo punto, vale a dire, è un allenatore scuola Lipsia, quindi che è cresciuto calcisticamente, o meglio da allenatore, in un ambiente comunque dove la programmazione regna sovrana, dove vi è un metodo lavorativo che poi è stato diciamo replicato anche allo Stende, vale a dire l'utilizzo molto cospicuo dei data center, ovvero l'affidarsi comunque a dati, a numeri che fondamentalmente molto spesso diciamo interpretano il gioco in modo diverso, nel senso tu magari da allenatore o comunque da occhi esterni non puoi ovviamente tenere conto di quantità di passaggi riusciti rispetto a quelli che no, oppure magari la percentuale del diciamo che la squadra trascorre nella metà campo avversaria o tutte queste cose. Quindi insomma capiamo bene che se usiamo i data center uniti alla match analysis, scusate, capiamo che abbiamo una sorta di metaverso calcistico che negli ultimi anni sta prendendo piede. Quindi già questo è sintomo di una programmazione, di un metodo scientifico al lavoro. Poi perché questo allenatore è tanto apprezzato sia in Germania che in Belgio? Perché ripeto, è un giocatore, è un allenatore in primis che sa imporre appunto questa sorta di visione moderna del calcio, in più perché ha come punto di riferimento Jürgen Klopp, ergo il Gegenpress, un gioco che si fonda sul pressing rivolto al recupero del pallone il più velocemente possibile, quindi una squadra che gioca molto alta nella metà campo avversaria, che va a pressare con le punte, che vanno molto spesso a chiudere sugli esterni, con i centrocampisti centrali, poi parleremo anche di modulo, che vanno ad attaccare i difensori centrali della squadra avversaria per chiudere le linee di gioco. Ovviamente questo richiede che la squadra sia molto compatta e molto corta, e non dico molto stretta, perché a volte potrebbe essere molto stretta, ma non sempre, però sicuramente molto corta la squadra, perché se mi si effetto un pressing ultra offensivo dietro il centrocampo a difesa, mi devono supportare, altrimenti si vanno a creare quei buchi tra le linee che basta un lancio lungo a palla scoperta, magari un difensore cicca un intervento ed ecco l'uno contro uno facilissimo contro il portiere. Quindi è sì una filosofia
applicabile, però deve essere ovviamente, diciamo, affiancata comunque dai giocatori che ti seguono. Poi un gioco, quindi, ripeto, molto offensivo, che ha reso questo allenatore papabile anche per lo Sheffield United un annetto fa, anzi diciamo 6-7 mesi fa. È una squadra che comunque del inglese, che ovviamente attua un po' questa sorta di filosofia. E allora avevano anche pensato di assumere come allenatore appunto Blessing. Quindi già questo, ripeto, vi fa capire come questa sorta di modernità a livello calcistico abbia potuto portare questo allenatore nelle mire del Genoa, o meglio di Johannes Spors, perché fondamentalmente Blessing è un uomo di Spors. Lui sì che è un uomo del DS, non Shevchenko. Passiamo a un discorso di modulo e di probabile formazione del Genoa. Come modulo Blessing utilizza prettamente un 5-3-2, ma non come lo intendiamo noi, quindi le 300 campisti centrali, le due punte, i 5 difensori e poi gli esterni difensivi che si trasformano in esterni di centrocampo. È troppo semplice, già abbiamo parlato di utilizzo dei data center. In più questa matrice guardioliana poteva essere un 5-3 normale? Assolutamente no, perché i tre di centrocampo sono due centrocampisti centrali e una mezza punta. Si deduce che gli esterni di difesa, appunto nella difesa 5, devono sudare 7 camicie, perché devono farsi su e giù, perché devono dare non solo una mano a livello difensivo ma anche del centrocampo. Allora, poi l'anno scorso aveva un giocatore che era partito molto bene nella sua carriera, però poi si è un po' perso, Julsea, un danese, o Julsager per meglio dire, fantasista interessante che poi un po' si è perso. Ma bando alle ciance, torniamo a noi. Allora, come potrebbe schierarsi il Genoa in questo contesto, con questo modulo? Sirigu in porta, siamo a posto. Esterni difensivi FT e Cambiaso a sinistra, centrali di difesa. Ad ora mi sento di mettere un Östigard, Van Oysden e Vasquez, poi d'accordo entrano Criscito, Bani, tutti questi qui, ma ad ora secondo me una difesa interessante che è stata schierata comunque ultimamente è stata appunto i centrali, parlo, che hanno reso comunque bene. Non in questo modo, però vabbè. Östigard, Van Oysden e Vasquez. Centrocampo. Allora, il centrocampo potrebbe avere più configurazioni. Vogliamo mettere due centrocampisti centrali, un po' di gamba, un po' di rottura? Benissimo. Rovella, se dovesse rimanere. Sturaro e Portanova come trequartista. Oppure, si parla di Rovella che possa tornare alla Juve. Allora mettiamo magari un Melegoni, uno Sturaro e un Portanova, un po' più di costruzione con Melegoni. Oppure, se dovessimo rimanere Rovella, ma avere un centrocampo un po' più centrocampo e il trequartista un po' più bilanciati, si potrebbero mettere tranquillamente magari un Melegoni, uno Sturaro e come trequartista Rovella, quindi quel trequartista un po' tattico. Ovviamente in attacco presumo che la coppia, il tandem sarà Yeboah destro, con un Yeboah che svari un pochino e quindi poi seguirebbe i movimenti del trequartista e dell'attaccante. Penso che questa formazione, che ripilogata sarebbe Sirigu, FT, Östigard, Van Oysden, Vasquez, Cambiaso, utilizziamo Portanova perché lo adoro come giocatore, quindi Rovella barra Melegoni, Sturaro, Portanova, Yeboah destro. In questa configurazione, in primis gli esterni sanno fare la tutta fascia, assolutamente sì, perché tra qualità e comunque quantità sia Cambiaso che FT non sono assolutamente messi male. In più una difesa con due rocce, diciamo così, come Östigard
e come Van Hoisden, con un Vasquez che potrebbe comunque strecciarmi sulla sinistra permettendo a Cambiaso di salire ancora ulteriormente, con un centrocampo che con un Portanova come trequartista o come un Rovella, eventualmente un trequartista tattico, potrebbe in fase di non possesso schierarsi a tre, con un Yeboah che va già dietro a destro e con un destro perno centrale. Quindi, riassumendo, Blessing, tecnico classe 73, cresciuto nelle giovanili dell'Ipsia, prima stagione della 2021 allo Stendere a portare al quinto posto, un giocatore, un allenatore che utilizza molto i data center, quindi il metacalcio, definiamolo così, il metacalcio, poi un allenatore di matrice guardioliana, di game press, pressing offensivo, squadra alta e corta, che fa appunto del pressing e dei movimenti in campo il suo punto di forza. Spero veramente di esservi stato utile per capire un pochino chi è questo Blessing e soprattutto il perché, analizzando tutto, sia stato scelto lui come sostituto virtuale di Labbadia, un uomo di sports, una scommessa sicuramente, però quantomeno analizzando i dati potrebbe essere qualcosa di molto interessante. Spero vivamente che riesca a salvare il Genoa, perché il Genoa non merita la Serie B. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, ovviamente soprattutto per il lavoro di ricerca che ho fatto, almeno ricompensatemi in questo modo, supportatemi serie gameplay, dato qua il mio secondo canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.